amici YouTube, Pepino Dace, ed è l'undicesimo episodio. Ho lasciato con la sconfitta sul Napoli, però comunque un Bari che rimane nella zona alta, adesso vola a Udine. Pepino può anche investire. Ragazzi, non gliele fa ancora giocare le partite. Mazza, Marino. Comunque rimane nella zona calda. Rimanere nella zona Europa. Arriva sempre lì, ma poi non gli dà l'opportunità di giocare titolare. 1-0 a Berruiz. Oramai non ce la fa più Piccardi, anche perché Pissardo, cioè, non ce la fa più. Bari prenderà un botto di gol con questo portiere. Riccardi ha giocato benissimo contro il Milan, contro la Roma, contro il Napoli, contro squadre che valgono. Brenner. Subito. Aiello. Siamo al sessantesimo. Pacero. Mamma mia, tira malissimo. Dentro Benali. Fuori Moracchioli, ma non so se sta giocando a Chic. Abbiamo intravisto. Bari qua ha bisogno di una vittoria. Rilanciarsi in avanti. Ok, Pacero. Pacero, Pepino. Zac, Maiello, Schneider, Benali. Che gioca bene l'Udine. Pacero. Brenner, no! Gol di Brenner. Tra l'altro anche un bel gol, Riccardi però nelle uscite deve migliorare. È un botto migliorare nelle uscite, perché sennò... Maita. Ci facciamo, perché è una partita... Subito angolo. Vediamo se il Bari subito la pareggia. Faggi. Zuzek, Silvestri, calcio d'angolo. Naro, Ramos ci prova, ma c'è che corre. Trofaggi, a che ha preso la forza. A che? Ma come corre, a che? Poi Pucino. Bari un po' stanco. Brenner, meglio Pepino. Stavolta Pepino. Fuori Moracchioli, dentro Benali. È una partita. Pacero, Pacerino. Zuzek. Maita, è stanca il Bari. È stanca, si vede. Puccino. No, Schneider, cosa fa qua? Ma cosa ha fatto Schneider? Mamma
Mamma mia, Riccardo in due tempi. Lopez più piano. Più piano. Fuori Faggi. Rimessa purtroppo per per l'Udinese che... Murillo ci arriva. Maiello. Paita. Uccino. Fuori gioco. Fuori gioco. Benkovic. Pagliero. Non riesce a pareggiare il Bari. Merito anche dell'Udinese che sta giocando una partita. Brenner. Fuori. Riccardi riesce a farla sficcare fuori sta palla. Importantissimo. Celso Martinez, ma un errore, attenzione Brenner. Brennerino! Ma quanto è forte Brenner, ragazzi! Quanto però lo si lascia anche da solo. Riccardi non è un mostro nei... Maita. Questa è un'altra partita del Bari, è costretto purtroppo a perdere. Forse qua c'è il demerito. Eh sì, qua c'è il demerito, ragazzi. Qua c'è il demerito. Qua c'è il demerito. 2-0 per l'Udinese. Questa è una brutta sconfitta. Qua Riccardi crea e poi, cioè, subisce lui alla fine, perché poi sta cercando di aiutare il Bari. Bari tredicesimo. Bari-Lazio, un'altra partita complicata. Eh sì, 1-0 per la Lazio, tra l'altro. Carri sta facendo il di tutto. Cioè, alla fine è andata a sbagliare con con Brenner. Andiamo Marino. Questa almeno la Bari ha bisogno di una vittoria oggi. Deve essere lì lanciata. Ah, ci ha provato subito Moracchioli. Siamo al 90esimo, almeno pareggio. Importante per il Bari. Schneider. Aita. Maiello. Dedic. Meglio la Lazio. Endes. Non le fevo. Acapaco però. Meglio, meglio. Ci arriva Kpak però. Soria. Suzek. Rovella. Gira di là per Anderson, ragazzi. Anderson, attenzione. Anderson. Gol della Lazio. Mamma mia, gol della Lazio. Mamma mia, adesso il Bari fa una difficoltà immana a stare nella... Entro Menezza. Almeno questa la devo provare a vincere. Sta qua, la devo provarla a vincere perché è difficilissimo. Sto beccando tutte squadre toste. Lazio. Papà. Stellanos. Stellanos. Ho avuto paura. Stellanos.
fuori. Fuori Moracchioli, dentro Chic. Dentro Ismael. Poi Ismael. Torna ai tempi dell'audace. Mamma mia, però perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché la Lazio va in gol, ma con una velocità, è una... ma assurdo ragazzi, assurdo. Schneider, Maiello, penali. Ramos! Niente, però noi la riavviamo perché questa partita deve essere vinta o almeno pareggiata. Ragazzi, colpa di Pissardo, colpa di Marino. Non si sa più a chi dare le colpe. Ma in questo momento le colpe se le prende il nostro Pepino Riccardi. Se le prende proprio lui le colpe. Perché i gol li incassa lui. Bravo Pepino. Maiello. Lop. Penali. Vai Penali. Vai Penali. Corri Penali. Stacolato. Poi Ramo. Bravo da Vissoria. Quello deve fare un portiere. Ma non è che gliel'avesse data benissimo. Moracchioli, Moracchioli, Moracchioli! Fuori! Mamma mia! Dentro Chic! Dentro Ismael! Dentro i due giocatori dell'Audace! Ismael! Castellano per Felipe, Felipe, Felipe ha messo il turbo. Che Lopez. Rovella, Rovella. Meglio Pepino. Prova a darla di là. Per Maita, per Maiello, mamma mia. Come gioca la Lazio con Cataldi là davanti. 85, non riesce a pareggiare. Calcio d'angolo. In 5 minuti vediamo se il pari, la Bari riesce a pareggiarla perlomeno. Complicata la vedo. Menez, poi Felipe Anderson. Pepino. Maiello. Oramai gliela dà malissimo. Gliela dà non male, di più quella palla. Andiamo a Chic. Stellanos. Zuzek. Occhio, c'è Chic. Casale, cosa ha preso? Cosa ha preso? Stellano. Mamma mia. Stellano. Castellano, Castellano, Castellano. Torval. È persa questa partita perché è persa. Però c'è il gol. Palo, poi gol. Vabbè, ma quella sfiga. Vabbè, ma quella sfiga, ragazzi. 2-0 Lazio. Pazzesco. Sprofonda il Bari, sprofonda il Bari, ha bisogno di vittoria. È sprofondata di nuovo, sprofondata di nuovo. E vabbè, adesso però basta, cioè, grandi squadre. Ne ha bloccate già tre. Ne ha bloccate già tre. Bari quindicesimo, 11 punti.
Salernitana. Incredibile, ancora non gioca titolare. Pazzesco. Pazzesco. Schneider. Calcio di punizione. Maita. Maita in mezzo Moracchioli. 1-0 Bari. Sono sempre provati la squadra di Marino. Questa è una vittoria che a Salerno può fare molto bene. Più che altro per le due sconfitte che sono arrivate. Mazzocchi. Mamma mia, ne salta due Mazzocchi. Occhio all'ex Napoli. E vabbè, il campo è anche finito. Jack. Dentro, buona per Menez. Menez! 2-0. Questo è un vantaggio importantissimo per il Bari, perché lo rimette di nuovo in una posizione di classifica importante. Mazzocchi. Comunque contro la Lazio il Bari ha reagito bene. Lovato, poi Benali. Fiorillo! Grande parata. Dentro Murillo su Zuzak. Candreva, attenzione. Cucino, Murillo. Fallo. Fallo, ragazzi, non è stato dato un fallo. Buradia. Bravo Lopez. Prossima Bari Spezia. Schneider, Fiorillo. Ah, fuori Candreva. Strano. Prosegue l'iniziativa Riportiamo le famiglie allo stadio con un'offerta speciale su Maita. Fiorillo. Fiorillo in forma. Occhio Menez. Koulibaly. Jomber. Tensione maggiore. Buona per Vaco, Vaco. Questi non sono palloni che fanno male a Pepino.
Siamo al 78esimo, 2-0 per il Bari. No. Con Chesi. E qua Chesi. Oh! Mamma mia! Andare contro il muro. Schneider. Ah, peccato. Botei. Uradia. Azione. Dia. Mamma mia, Pepino. Fa una parata fuori dal normale. Schneider. Oh, Fiorillo. Calcio d'angolo. Adesso bene i due portieri. Attenzione. Moreno. Fallo su Bellomo. Aia. Rischia capitan Bellomo. Capitan Bellomo. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Attenzione perché può andare. Ma va. Ma Schleider. Va Pepino. E c'è il gol di Pepino. Primo gol in Serie A con la maglia del Bari. Partita perfetta la sua oggi, quella di Salerno. Partita sul 9 praticamente. Può tornare a giocare il titolare. E dopo questa partita sicuramente tornerà a giocare il titolare Pepino. Il Bari torna alla vittoria. Lo farà grazie anche al suo portiere. Braccio con Nicola Bellomo. Tra 1 l'Inter, tra 1 il Bologna, Udinese che vince. Manca oramai pochissimo all'essere titolare. Riccardi conquista le prime pagine. Atalanta comunque nona. Vediamo la classifica della Bari. Lo Spezia 13esimo. Como, Roma, ragazzi, a Roma 9 punti. Ci ha fatto più vittorie il Bari che la Roma. Inter 31, 28 Fiorentina. Ragazzi, non è neanche tanto distante dal. Credo che la squadra di Marino ambisca al sesto posto, credo. Ragazzi, ci facciamo Bari Spezia in un episodio completo. Il prossimo episodio finisce l'11esimo episodio. Bella a tutti, Pepino Audace, sostenete la serie, ragazzi.